Quando vedi che in tuo paese il futuro, i giovani non hanno il futuro, devi provare a fare qualcosa e noi ci abbiamo provato. Sadi è arrivato da solo in Italia partendo dalla Guinea, un viaggio durato oltre 8 mesi attraversando il Mali, il Burkina Faso, la Nigeria, la Libia e poi la traversata in mare, durata 3 giorni, per sbarcare il 2 agosto 2016 a Reggio Calabria. Se la vita, se vivi come un... vivi fuori, non hai niente, meglio di morire, noi pensiamo così. Una storia di sofferenza, ma comune a quella di migliaia di migranti che quotidianamente sbarcano sulle coste italiane in cerca di un futuro migliore. Voi gli italiani dite che anche l'Italia non va bene, però per noi va bene, perché noi abbiamo visto il deserto, abbiamo visto le persone che per avere acqua devono andare a 15-20 km per cercare acqua. Abbiamo visto, non è che una persona che me l'ha detto. È in occasione della giornata mondiale del rifugiato che storie come questa possono sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza. Mi è piaciuto l'Italia, perché le cose che ho visto in mare, salvare 6.000 persone al giorno, solo l'Italia l'ha fatto nel mondo, per cui ho piaciuto tanto l'Italia. Sadi ha 19 anni e da oltre un anno si trova ad Arezzo, è ancora in attesa dello status di richiedente asilo. Ad oggi frequenta corsi di italiano ma vorrebbe anche frequentare la scuola media. Non so se ho la possibilità, però mi aspetto a tante cose. Voglio vivere con la mia famiglia qua in Italia.